Eccolo. Eccola là. Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi vi presento il caso di Giada che è venuta a farsi visitare perché ha un fastidio dietro la schiena che si radia anche sul collo e le blocca la spalla. Quando questo fastidio si presenta e o si accentua, ti provoca anche, mi hai detto, nausea e mal di testa, giusto? Quindi l'obiettivo di oggi sarà cercare di capire cos'è che non sta funzionando nel tuo corpo. Quella mano su questa spalla. Ok, da qui alza il gomito più in alto che riesci. Fammi vedere il confronto con l'altra. Togli. Vai. Ok, giù. Spingi su. Ok, adesso testo un po' il cranio. Dritta, spingi su. Spingi su. Spingi su. Aspetta. Eccolo qua, spingi su, spingi, qui fai fatica, Sì. ci fai caso, inspira e trattieni l'aria, tutto, 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 tutta l'aria, Devo alzare il braccio mentre. dopo, Ok. trattieni, spingi, molto meglio, non trovi? Butta Sì. fuori tutto, non respirare più, con l'aria svuotata, spingi su, riperdi, ok. Hai fastidio qua? Sì, qua. Qua, quindi qua un po' meno però, vero? Qua un po' meno, però qua sì. Io Ok, ma fra i due qual è peggio? devo mettere questo. Ok, quindi quando io tocco questi punti ti viene da Sì. vomitare. Ok, queste sono le prime costole, tutte e due, ok? Dimmi se si presenta qualche altro stimolo del genere. Fastidio qua? Qua? Leggermente. Più Di più dall'altra parte. a destra. Se vengo in mezzo. Qua o qua? Più Di più qua. qua, Sì. ok. Se vengo sotto, peggio qua o peggio qua? È Mi sa che è lo stesso. lo stesso, ok, vediamo come si muove. Il collo è bloccatissimo perché il naso punta qua, dovrebbe arrivare sopra la spalla. Tutto questo mi è cominciato di più quando ho cominciato il tirocinio, quindi ora da Ok. un 15 Ma c'è giorni. stato qualche trauma? Io sposto e alzo pazienti quasi sempre, quindi può essere dovuto anche a questo, però non è la prima volta che mi capita. È Magari con il mio successo anche in sforzo. passato? Sì. Quanto tempo fa? Capita. Ma basta che mi sforzo un po' di più, mi capita che la nausea. Ok. Vieni a pancia in aria, per favore. Ok, allora, questa gamba è leggermente più corta di questa. Vediamo che cosa succede quando io vengo qua. Dovresti avere un po' di fastidio qua. Qua è meno? Ok, se vengo sull'esterno dovrebbe essere un po' qua e Sì. qua di meno? Perdonami, fastidio? No. Leggermente. Leggermente, perdonami, fastidio? Sì, un po' però. Un C'è po' però. differenza? Rifallo. Forse un po' qua, di più. Un po' di, ok, vai, Ok. spingi. Ok, Ah, mi adesso fa male l'acqua. ti fa male qua. Piega le gambe. Vediamo che succede così. Spingi dentro. Qui non riesci proprio. Mi fa proprio male tutto qua. Ok, non possiamo testare i muscoli. Quindi adesso devo fare una stimolazione sul bacino per migliorare di nuovo il flusso del liquido cerebrospinale che da qua va qua e viceversa. Il liquido cerebrospinale viene prodotto nel quarto ventricolo, nel cervello e nello specifico dal choroid plexus, non so come si chiama in italiano, perché ho studiato in inglese.
Ok. Hai più fastidio qua o qua? Qua, destra. Più qua o qua? Oddio, non lo so questo. Faccio insieme? Sì. E a destra. Tutto a destra. Tutti i problemi che stiamo trovando effettivamente sono a destra. Respiro profondo. Trattieni l'aria e tira forte. Ok, è qua. In questo caso devo fare un adjustment così. Vi dico anche che segmento è. Di 10. Eccolo lì. Ti ha fatto male? No. Ok. Adesso tolgo i cunei. Come? Però la sento messa così, mi sento tirare un po' qui. Sì, adesso ci sto arrivando. Senza cunei le gambe sono pari e pari rimangono. Vediamo che succede quando ristimolo. Calcia su. Ok, vedi che rimani forte adesso? Calcia su, sia a destra che a sinistra. Qui abbiamo un problemino con l'osso sacro. Fa male qua? Qua? Qua su com'è? Ti fa vomitare? Un po', c'è un po' di vomito. Ok, allora vengo ad aggiustare la cerniera cervico-dorsale. Provo a tenere i tocchi lì, mi irradia verso. Sì, perché qua è dove è il blocco che schiaccia un pochino il nervo. Adesso io naturalmente parlo in termini biomeccanicamente comprensibili. Rilassata, lascia. Hai avuto dolore? Il segmento sotto, lascia, morbida, morbida. Ok, adesso ti faccio venire la pancia in aria. Mani dritti i gomiti, spingi in dentro. Fa ancora male? No. Hai visto? Adesso riesci. Sì. Inspira l'aria profondo, trattieni. Spingi in dentro. Vedi che non ce la fai più? Butta fuori tutto e trattieni fuori l'aria. Devo buttare? Sì, svuota tutto. Ti dico io quando spingere. Okay. Spingi. Vedi, così sei forte. Quando invece prendi aria, perdi l'attivazione. Perché come la cassa toracica si espande e si contrae quando respiriamo, anche il cranio lo fa. Ok? E c'è, tu hai un blocco, non riesci ad andare in espansione. Ok? Okay. Apri grande. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Altri due. Vai. Fuori. Vai. Fuori. Ok, adesso lavoro un attimo sul palato. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Vai. Fuori. Perfetto. Adesso, ti ricordi poco fa quando respiravi di debole? Sì. Quando trattenevi l'aria. Inspira. Trattieni, spingi. Meglio, no? Sì. E non c'è più il dolore qua che avevi prima. Vieni giù. Senti, per rivedere un attimino i punti che abbiamo fatto prima, io ho fatto poche correzioni adesso, però fa male qua? No. No. Leggerissimo proprio. Ok, quindi sì, è migliorata meglio, sì. Ok, perfetto.
restituire mobilità ai piedi è molto importante, perché loro mandano tante informazioni al cervello, sono ricchi di recettori. Cerca l'equilibrio, la posizione, morbida l'attivazione dei muscoli vicini alla colonna vertebrale. Fastidio? Muscolo sottoclavicolare, tiene la clavicola ruotata verso il basso. Faccio un piccolo lavoro muscolare per sciogliere. Tieni duro, tieni duro. Ok, adesso metti questa mano dietro il collo. Bravissima. Rilassata. Lascia, lascia. Eccolo, hai sentito? Sì. Perfetto. Mani qua su da me. Adesso qui siamo pari. Tu poi avevi... Hai ancora male qua? Sì. Questo lo aggiustiamo. Aggiustiamo qua. Rilassata. Sarà poco più di questo, ok? Vado solo laterale. Lascia. Lascia. Eccolo. Ok? Hai fastidio qua? Quello era l'atlante. No? Un po', sì. Un po'? Lì, lì. Qui. Questa è la vertebra delle vertigini, in realtà. Morbida? È già andata. Infatti, non serviva tanto. Calcia su. Calcia su. Qui va bene. Calcia su. Questo meno, vedi? Calcia. Vedi che non attivi? Vieni sdraiata sul fianco destro girandoti verso di me. Appoggia la testa, stai rilassatissima. No, 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 ti... Ah, ok, ti stavi sistemando, aspetta. Rilassata. Non c'è dolore, non c'è... Rilassa. Avanti col sedere, ok. No, morbida, non ti irrigidire, mi raccomando, perché sennò... Ecco, già è andato. Adesso è andato tutto. Ok? Torna a pancia sotto. Così. Calcia su. Ok, vediamo anche l'altro, ma... Calcia su. No, a posto. Adesso, vieni seduta. Spingi su. Spingi su. Questo è ottimo. Metti questo dito nell'orecchio, mignolo. Spingi su. Spingi su. Questo. Mignolo nell'orecchio. Spingi su. No, va bene. Perfetto, adesso vediamo bene tutto quanto. Meglio qua? Sì. Hai senso di vomito adesso? Leggermente qua. Cioè in questi due, leggermente proprio però. No, ma qui. Rispetto a prima? No, molto meglio. Ok, sì, sì. Questa mano qua dietro. Rilassata. Lascia morbida, morbida, fammi girare a me. Ok. Morbida. Non contrarre. Ok, va bene. Perfetto. Cammina un po', mi dici come ti senti? Molto più rilassata. Meglio? Sì, sì. I dolori? No, perfetto. Cioè, adesso proprio mi sento tipo più... Come dire, molto più rilassata, più... Sì. Equilibrata? Sì. Ok. Tornata a trovarci Francesca, che vuole fare una visita prima di tornare a Milano. Mi ha detto che ha un po' di fastidi qui sul passaggio cervico-dorsale, perché sta tanto tempo al lavoro, computer, cellulare. Al telefono, sì. Al telefono, quindi questo naturalmente comporta questo tipo di postura. E poi, abbassando la testa, automaticamente le spalle seguono e si chiudono, diciamo, protraendo del tutto la postura. Tutto. Ho detto tutto, c'è altro? Tutto. Se sa, buono. Allora, vieni seduta, girata di là. Vediamo un pochino che cosa troviamo. Sì, fastidio qua? No. Di qua? Nemmeno. Ok. Quasi piacevole. Quasi piacevole? Sì. Di qua? No. Qua? No. C'è differenza fra i due? Sì. In che modo? Questo... Qui sento... Movimento strano. Ok. Fastidio qui sotto? No. Qua?
Meno. Meno, ok, sì. Quindi un po' più qua. Sì. Qui senti il movimento strano, mi hai detto. Se io premo qua, dove tu hai fastidio, scusami, se io premo qua, il movimento strano c'è ancora? No. Sparisce. Quindi sappiamo che c'è un collegamento tra qua e qua. Vediamo come ti muovi. No, benone. Andiamo in estensione. Ecco, qui c'è un blocco sulla destra quando vai in estensione. Datti un abbraccio, per favore. Perfetto. Perdonami. Sentiamo la colonna. Hai fastidio qua? No. Ok. Non sento grandi problemi, giusto qualche piccolo blocco, diciamo, normale. Una bomba. Andiamo di qua, scusami. Perfetto. Ok, pancia in aria con la testa qua. E adesso ci mettiamo alla ricerca del problema. Vai. Allora. Un secondo. Vai, vai. Sì, leggermente più corta gamba sinistra della destra, che ci torna col fastidio che sentivi tu dietro. Ma tu non sei macina, giusto? No. Lascia. Sei sotto stress? Ma non penso. Okay. Perché qua i piedi, questo ruota tutto sommato bene. Questo si ferma prima, vedi? Sì. Hai noia qui quando premo? No. Di qua? Meno. Meno, ok. Sì. Sull'esterno invece dovrebbe invertirsi, un po' più qua, qua meno? Sì. Ok. Sull'inguine. O qua? No? Un po'. Qua, qua meno? Qua meno. Ok, e sul pettorale, questo già lo so perché fastidio qua? Sì. Qua meno. Mm-mm. Quello che avevamo visto prima all'impiedi. Col ginocchio teso, dritto, spingi la gamba in su. Ok, spingi in su. Ok. Facciamo esattamente la stessa identica cosa. Spingi su. Spingi su. Ok, non posso usare questo muscolo ipertonico. Vediamo di qua. Spingi su. Stessa cosa. Fastidio? No. Ok. Bello, noi facciamo... Sì. Le sinfonie. Gomiti dritti, spingi uno contro l'altro, vai. Ok, piega le gambe. Spingi. Qui va bene, gambe giù. Inspira e trattieni. Spingi. Butta fuori. Tieni fuori, spingi. Spingi. Non ce la fai quando butti l'aria fuori, eh? Ok. Questo si chiama expiration assist. Quindi dobbiamo risistemare il sistema craniosacrale per farti riacquisire la giusta funzionalità dei muscoli. Spingi su. Vai. 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 Ok, vedi qua perdi forza? Però prendi aria. Trattieni, butta fuori. Tieni fuori, spingi. Senti come cambia? Sì, è vero. Abbastanza evidente. Apri. Inspira. Fuori, eccolo qui, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, ok, ma io devo passare di là in realtà. Quindi di solito, ecco, infatti l'osso sacro lo vado così. Questa correzione sul bacino avviene così, rilassata, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, ok, torna pancia in aria, adesso... Se sono stato bravo, prendi aria, butta fuori. Quando hai fatto la tieni fuori. Vai, spingi. Molto meglio. Giù. Spingi. Molto meglio, ok? Due dita qua. Spingi su.
Adesso questi non perdono forza quando tu tocchi là. Vuol dire che il tono è normale. Spingi su. E adesso posso mettermi alla ricerca. Se non sbaglio tu dovresti essere... così. Spingi su. Spingi. Ce la fai, eh? Spingi. In serio? Ok. Poi. Mano piatta qua. E due dita qua sotto. Spingi. Vedi quando funziona. Spingi. Quando funziona il sistema. Adesso vediamo qua. Questa giù. Spingi. No, a posto. Spingi. Ok. Questa è la sinistra, sì. Quindi andiamo così. Spingi su. No, spingi. Spingi. Qualcosina c'è anche qua. Un bel respiro. Tieni. Fuori. Testa dritta. Occhi chiusi. Un bel respiro. Fuori. Un altro. Fuori. Ok, vieni a pancia in aria. Mi sdraio? Sì, come prima. Faccio il test dopo che averti corretta. Quindi metto un'interferenza elettromagnetica su di te. Spingi in dentro. Dimmi tu come lo senti. Meglio? Sì. Spingi? Sì, molto meglio. Sì, vero. Adesso passiamo agli adjustment. Ossia? I crack. Spingi fuori. Così, vai. Ok. Anche qua. Ok. Piega. Ti faccio mettere il palmo della mano qui sulla fossetta. Sai dove stanno le fossette di Venere? Vai, metti il palmo. Questa? Yes. Ok. Ci sei? Sì. Con la mano lì spingi fuori di nuovo. Gamba. Ok. Spingi. Ce la fai. No. Il cambio. Invertiamo. Così dovrebbe. Spingi fuori. Questa tiene. Sì, questa. Ok. D'accordo. Quindi sappiamo che il problema nasce là. Inizio da sotto però. Eccolo. Lascia. No, che è a posto. Bellissimo. Questi sono... Lo sai che nessuno riesce a trattare i miei di piedi? Perché? Ci riesce nessuno. Non lo so, vorrei saperlo anch'io. Non hai trovato uno bravo ancora. Per no, i miei piedi sono difficili, sono molto difficili. Vediamo. Stringi. Stringi. Apriamo un po', dammi un dito. Lo metti qui. Spingi. Spingi. Meglio. Lascia. Ecco, già andato. Sì. Eccolo lì. Stringi di nuovo. Ok. Ok, anche tu hai una falange più corta a sinistra. Gira la testa a destra. No, gira a sinistra. No, testa in centro. Porta l'orecchio destro verso la spalla. Anzi no, l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra. Così, come se stessi leggendo il telefono. Uh-huh. Bravissima. L'altra parte. Testa indietro. Eccolo. Confermo quello che ho detto da seduta. Quando tu hai con la testa indietro abbiamo un problema qui. Quindi vado in posteriorità per correggere l'estensione. Lascia. Oddio. Sì, è andato bene, è andato particolarmente bene, direi. Sono spaventata. Adesso però sono uguali, ok? Ok. Spingi? Sì, un po' sì, però cambia un la direzione. Più. Lascia. Lascia. Ok, lo sapevo. Vai. Ok, mano qua. Lascia. Ecco, questo è andato. Sì, sono andati due. Stringi qui. No, qui va bene. Gambe sono pari. Ok. Guarda, hai i poggi a braccia sotto. Ah, ok. Ok. Fastidio qui? No. Sì, questo qua, sì. Posteriorità anziché in lateralità. Sì. Un bel respiro. Fuori. Lascia. Eccola, questo non credo, però lo sentiamo. Un bel respiro. Fuori.
Eccolo lì, invece c'era, hai visto? Morbida. Ok, mobilizziamo un po' la cassa toracica. Adesso no, era qua. Quando mettevi la mano qua a pancia sopra perdevi la forza. Spingi su. Ok, perdonami. Spingi su. Rifaccio. Spingi su. Sì, confermo. Di qua invece. Spingi su. No, va bene. Ok, fianco destro per favore. A quest'altro mi sa mi piace pure. Mi sa pure a me, lo Sì, sai. sì, 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 sì. Andato posteriore, ruotato così, quindi lo prendo da qua. È già andato. Ok, altro lato. Ok. Adesso dimmi qual è peggio. Uno, due, tre o qua? Tre. Tre. Che sarebbe? L3. Questa è ruotata verso di me, rotazione destra. Quindi la prendo, l'aggiustamento viene qui. Adesso però ti porto vicino e ti aggiusto. Ok. Pancia in aria. Ma hai sentito? Cioè, è impressionante. Adesso avevamo fatto questo? No. Vai. Su. Ok. Io voglio. Me lo dicono tutti. Come si chiama? Teragan. Tradotto sarebbe la pistola della morte. Oddio. Qui sotto lo senti un po', Sì, eh? qua in mezzo, qua. Sì. Sul passaggio dorso-lombare. Lascia. Questa è libera, infatti. Ok. Un paio di cosette. Dritto il gomito, spingi su. Mignolo dentro l'orecchio. Questo. Qua. Yes. Spingi. Va bene, dammi l'altro. Spingi. Mignolo dentro l'orecchio, spingi. Ok, perdonami, spingi. Vai. 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 Spingi leggermente prima. Eccolo lì. Riproviamo l'altro. Leggermente prima. No, prima piano piano, graduale. Adesso secco. Eccolo lì, è andato Sì, un sì, po'. sì, sì, sì. Qui è No, tutta tecnica. Qui qui già fatto. è già fatto e stai benone. Come ti senti? Benissimo. Vuoi parlarci un attimino del tipo di disturbi che ti provoca? Mal di schiena tutti i giorni. Ok. Ok, girati verso la telecamera di schiena. Facci vedere dove sulla schiena. Ok, Tutta la colonna quindi vertebrale. non qua e non qua, ma solo qua, anche No, anche in basso, in dipende basso. dai giorni. Ok, e il fastidio rimane comunque circoscritto oppure irradia sulle gambe? Sul ginocchio, perché Sul appunto ginocchio. ha un'anca più alta e una più bassa, quindi anche sul Ok, ginocchio sinistro. sinistro. Esatto. Perfetto. A parte questo ci sono altri disturbi, altri fastidi che lamenti? A parte i mal di schiena, comunque soffro anche di cervicale da sempre, quindi. Ok, quindi fastidi al collo, Esatto, che sì. rimangono circoscritti anche loro o vengono nelle braccia? Ok, No, no, rimangono al collo, non vanno sulle braccia. perfetto. Allora, ok, perfetto, guarda dritta. Adesso, prima cosa che vedo è che c'è un crollo dell'arco plantare a destra, quindi tendenza ad avere il piede piatto. Vediamo anche a sinistra, anche a sinistra. Allora, guarda dritta. Qui tu hai l'occipite leggermente più alto a sinistra. Aspetta. La spalla è lievemente più alta a destra. Poi ovviamente qui c'è la scoliosi, quindi il busto è ruotato così. E il bacino è più alto, certo. Ok. Allora, alla luce di quel che vedo, dovrei trovare fastidio qua, giusto? E Sì. qua? Quale è peggio, destra o sinistra? Ok, Sì. Sinistro. lo stesso dovrebbe essere qua su. Sì. Fastidio qua, qua
qua? Di meno. Di meno. Se invece vengo al centro dovrebbe invertirsi, quindi più qua, qua meno. Esatto. Ok, guarda dritta, la distribuzione del peso. Abbiamo 32 a sinistra, 24 a destra, 8 kg, è significativa. Quindi lei appoggia molto più peso sul lato sinistro. Trovato. Fastidio qua? Sì. Siamo su di 7. Quindi settima dorsale, terza lombare e dovremmo trovare anche la terza cervicale allora. Fastidio qua? Sì. Ok, ci siamo. Sdraiata a pancia in aria. Rilassata, non è una guerra, ok? Mm-hmm. Ti ho fatto male finora? No, no. Allora, hai fastidio qua? Sì. O è peggio questo? Sinistro. Peggio il sinistro, vero? Perché quella gamba di qua è più corta. Mm-hmm. Fastidio di qua? Mm-hmm. O peggio questo? Peggio a destra. Peggio a destra. Se invece vado qui sul bacino, dove hai la gamba più corta, dovresti avere fastidio qua. Qua meno. Esatto, sì. E spero se vado sul pettorale, più qua, qua meno. Ti torna? Sì. Morbida? Eccolo. Lascia. Eccolo lì. Questa cicatrice? No, il mio gatto. Ah, il tuo gatto? Sì. Lascia. Fumantino il gatto. Mano qua. Rilassata. Perfetto. Lascia. Il gomito, lascia. Eccolo. Qui va bene. Mano qua. Rilassata. Ok, col sedere sul bordo, okay. E la schiena appoggiata, è un po' freddo ma ci si fa subito l'abitudine. Allora, questa è la terza cervicale che avevamo trovato. Non è in rotazione, ok, stavo solamente palpando inside ed è andata, rilassata. Devo dare, no, appena ti muovo scrocchi, lascia. Ecco, ok, hai avuto dolore? Quando si occipita giù la spalla, rilassata, rilassata, lascia, 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 morbida. Ok, perfetto, fatto male? Abbiamo anche qui sotto una C6, questa lasciamo morbida, faccio il movimento, lascia, eccolo. Ok, qui settima dorsale, lascia, eccola là, sentita, sì? Qui possiamo vedere che l'osso sacro si è quasi orizzontalizzato, ok? Quindi prima di andare a aggiustarlo in modo tradizionale, lo porto, ecco qua, ok, adesso fastidio qua, anche qua, giusto? Però se io spingo qua, migliora questo? Così. Ok, se invece faccio così, sì. Qual è meglio, questo o questo? Il secondo, l'osso sacro, infatti. Qua. Lascia. Con la testa guarda il soffitto. Bravissima. Non avrai dolore. Lascia. Eccolo lì.
Mi sono solo dovuto appoggiare, torna a pancia sotto. Meglio? E si può anche vedere che il sacro adesso è meno orizzontalizzato, ma è tornato un po' più in posizione normale. Ok. Io qui sento un blocco sulla quinta vertebra dorsale, ma glielo lascio. Glielo lascio perché voglio prima le radiografie, prima di correggerlo. Avevamo una terza lombare, se non sbaglio. Questa qua, che avevamo controllato col nervoscopio. Fastidio? Qua? Sì. Vieni sul lato destro. Vieni avanti col sedere. Poi attenzione, io le radiografie sue non è che non le ho mai viste, mi ha mandato una foto, quindi ho un'idea generale, però devo fare delle analisi, delle valutazioni molto molto precise sulla radiografia stessa per valutare la posizione di alcuni metameri, quindi di vertebre, segmenti vertebrali. Vediamo se riesco con le dita, così. Una morbida, rilassata, questo. Eccolo, sono riuscito con due dita. Mary ha 18 anni e le è stato consigliato dal suo ortopedico, giusto? Di portare il busto. Solo che lei non riesce a portarlo, non riesce a metterlo e quindi fa un po' di fatica. Vediamo se riusciamo noi a essere d'aiuto in qualche modo. Questa mano qua dietro, rilassata. Ok. L'altra. Ok. Adesso vieni in piedi. Mani sui fianchi. Girate verso di lui. No, a metà. Spingi il tuo gomito rapidamente indietro. Non la spalla, non devi fare questo. Guarda, guarda me. Tac, veloce. Hai sentito? Scrocchiata anche la mia. Te do io il via. Via. No, fai sempre la spalla. Spalla ferma, è così, tac. Vai. Ce la Non ce la faccio. fai, non c'è problema. Vediamo di là. Lascia, vai. Veloce, veloce. Ecco qua. Ok, perfetto. No, mi sento più leggera, Più leggera? come esatto, In sì. termini di allineamento, noti differenze? Ora così e così. Eh no, vabbè, ci credo, senza radiografie ero mago Merlino se ci riuscivo. Allora, il dolore invece sotto? No, per Non ce ora l'hai? Ok, no, no. perfetto. Allora, per oggi mi fermo qui.